Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio mostrarvi cosa ho preso nel mio ultimo ordine da Sephora. Ho fatto questo ordine perché mi era stata inviata un'email di una promozione dedicata a chi possedeva la Gold Card e quindi c'era uno sconto del 20% fino a una certa cifra e del 25% oltre 250 euro di spesa. Più per le più veloci c'erano delle box con dei prodotti in omaggio in regalo. Quindi, senza perdere tempo, vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Ma mi raccomando, lasciatemi un like se vi piacciono questi video. Se vi tengo un po' di compagnia, lasciatemi dei commenti perché mi fa piacere e vi leggo sempre e vi rispondo, ovviamente. Iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Ma ora iniziamo subito con il video. Oggi vi faccio vedere il mio ultimo haul da Sephora, haul fatto grazie al Golden Day, cioè la giornata, più che altro la serata, dedicata a chi possiede la carta oro e in cui Sephora praticamente faceva lo sconto del 20% su tutti i brand e il 25% per spese oltre i 250 euro. In più, per le prime a ordinare, regalava una box con degli omaggi. E poi è arrivata anche quest'altra box con dentro tre omaggi che non so se rientrasse in qualche promozione che non avevo nemmeno letto, sinceramente non lo so, però ovviamente molto gradita, sono molto contenta anche di questo. E l'unica pecca era che secondo me il 25% di sconto per una spesa oltre i 250 euro mi sembrava un po' esagerato. Io sono rientrata ovviamente nel 20%, ma va bene così. In realtà non mi serviva niente, ho fatto scorta di alcuni prodotti e mi sono dimenticato un prodotto per mio marito che ora mi ucciderà e dovrò prendere in qualche altro haul e farmi perdonare in qualche modo. Comunque, iniziamo subito a vedere cosa ho preso. Queste sono le cosine che ho preso. Sinceramente, non ho preso più la scatola regalo perché sono piena di scatole di Sephora. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, vabbè, questa l'ho aperta quindi non c'entra niente, era che alcuni prodotti sono arrivati così, già aperti, ma questo può capitare. Questo in realtà invece non dovrebbe capitare perché c'è la carta e era così. Quindi mi sembra strano che fosse in queste condizioni, magari un imballaggio migliore poteva essere una cosa buona. Nell'ordine che ho fatto ho voluto prendere di Origins questo cleanser detossificante per la pulizia dei pori, quindi per una pelle come la mia con pori dilatati. Amo i prodotti Origins, quindi non avevo mai provato un detergente e soprattutto non di questa linea e mi ispirava moltissimo. Vi faccio vedere l'inci. Ovviamente non l'ho ancora utilizzato perché sono appena arrivati questi prodotti e sono curiosa appunto di iniziare ad utilizzarli. Quindi, come leggo, appunto è un detergente detossinante al carbone attivo per rifinire i pori ed eliminare l'eccesso di sebo. Quindi perfetto e soprattutto perfetto per l'estate. La texture è di questo tipo, quindi è proprio un gel trasparente, quasi nerastro, diciamo. E il profumo è buonissimo, molto balsamico, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi ho preso una travel size dello scrub di questo brand che non vi nominerò perché non riesco mai a nominarlo, che è veramente uno dei miei brand preferiti. Io adoro gli scrub di questo brand, ho fatto anche un video in relazione a questi prodotti e magari ve lo linko qui sopra, però non ho mai provato questo al limone, quindi ero veramente curiosa di provarlo e ho voluto prendere una travel size. Qui dice appunto di applicarlo e praticamente lasciarlo 2 minuti in posa, quindi prima di risciacquarlo e utilizzarlo 2 o 3 volte per settimana. Questo è l'inci del prodotto. Inoltre, questo prodotto possiede alfa idrossiacidi che quindi possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi solari, quindi ovviamente questo è da utilizzare la sera e quando ci si espone al sole, ovviamente sempre crema solare. Poi, sempre di Origins, ho voluto prendere questo set che contiene due prodotti della linea che adoro
praticamente sono l'Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer e poi abbiamo appunto il contorno occhi che è veramente ottimo e questo sembra ancora meglio di quelli che ho provato io perché è quello leggermente colorato. Ora lo apriamo e lo vediamo. E poi c'è questo detergente appunto per il viso. Abbiamo questo che è l'inci del detergente. Poi abbiamo l'inci della crema gel e l'inci del contorno occhi che dovrebbe essere questo perché non c'entrava, l'hanno messo di lato. Ora l'apriamo. Il kit è veramente piccino, praticamente travel size molto piccole, però secondo me sono molto carine perché ci permettono di capire come sono i prodotti con una spesa abbastanza piccola e quindi poi vedere se questi prodotti ci piacciono e eventualmente prendere le full size. Vediamo appunto prima di tutto il contorno occhi perché mi ispirava moltissimo, eccolo qui. Infatti è una cremina colorata, un contorno occhi leggermente colorato, quindi immagino che abbia un effetto illuminante sugli occhi, quindi proprio quello che cerco durante l'estate. Qui dice infatti crema rinfrescante per gli occhi schiarente e contro il gonfiore, quindi ottimo soprattutto in estate anche prima di andare al mare. Questo è un gel idratante e energizzante oil free, quindi veramente ottimo soprattutto in vista dell'estate e alla fine è un bel po' di prodotto e può essere utilizzato mattina e sera, non è grasso quindi oil free. E quindi è perfetto secondo me proprio nella bella stagione. Poi nel kit era compreso anche questo face wash che non ho mai provato di questo tipo. Praticamente questo è un detergente per il viso schiumoso e quindi sono curiosa appunto di provarlo. Poi il motivo del mio ordine era proprio che potevo prendere con lo sconto i prodotti Tarte. Avevo già lo Shape Tape in un'altra colorazione rispetto a quella che ho preso. Preso due volte, ovviamente da siti esteri perché in Italia non era reperibile e è un correttore super fantastico per quanto riguarda le occhiaie perché veramente è molto coprente e soprattutto dura una vita perché la confezione ne contiene veramente tanto e inoltre ne basta veramente una punta. Una punta riesce a coprire anche l'occhiaia più scura. Devo dire che con l'età, ovviamente io adesso ho 41 anni, quindi non ho più il contorno occhi di una ventenne, ma in realtà non ce l'ho mai avuto. Devo dire che con l'età prediligo prodotti un po' meno pesanti, però questo, nonostante la coprenza, non è nemmeno eccessivamente pesante. Quindi ho deciso di prenderlo in un'altra colorazione più scura. Ho preso la Medium Tan Sand in vista appunto dell'estate. E già che ci sono, vi faccio vedere l'inci. È comunque un correttore ideale se avete occhiaie strong. È il correttore che potete amare solo se adorate l'effetto veramente opaco e super coprente, perché è veramente coprente e come potete vedere la confezione è bella grossa, bello cicciotto rispetto ad altri correttori. E io ormai passo alla seconda confezione della tonalità prima di questa, adesso non mi ricordo il nome. E l'applicatore è bello grande, cioè praticamente grande come la confezione e è molto coprente. Cioè, sull'occhiaia io ne metto ancora meno di quella che sto mettendo adesso sulla mano. E guardate, cioè guardate la coprenza. È pazzesco, però si stende molto bene, assolutamente, non è pastoso, sull'occhio non si sente, non è pesante, veramente uno dei migliori correttori che io abbia mai provato. Poi di Tarte, visto che non ho provato altri prodotti in passato tranne il correttore, ho voluto prendere questo che è un Juicy Lip Maracuja. E sinceramente mi ispirava perché la tonalità è strawberry. Mi ispirava perché io in estate non è che adori i rossetti pesanti, anzi, ultimamente con la mascherina praticamente non sto più mettendo rossetti e quindi volevo qualcosa di molto leggero e questo mi ispirava moltissimo. E praticamente adesso vediamo insieme come si tira fuori perché non si ruota, penso che si spinga. Sì, infatti, è come una penna. È una sorta di penna, si spinge qui e
e fuoriesce un po', viene fuori un po' di prodotto e questa è la tonalità che è bellissima. Molto luccicante, lucido, una tonalità golosa, praticamente renderà le labbra veramente estive, quindi mi piace moltissimo adesso a prima vista. Probabilmente è un po' appiccicosetto, sì, però vedete come si stende, perde un po' di colore, quindi lascia una tonalità leggermente rosata. Molto bello. Questo lo vedo anche bene al mare, quindi sì, è leggermente appiccicoso. Poi vi aggiornerò su Instagram per quanto riguarda l'applicazione sulle labbra, però veramente luminoso, mi piace moltissimo. Questo è l'inci del prodotto e annusandolo ho notato che ha una leggera profumazione, ma non so dirvi di cosa, se lo scopro ve lo scrivo. Poi ho preso la mia prima palette Tarte, che mi ispirava tantissimo, e è la Tarte Tartelette, adesso non so bene come si pronunci, è quella che ha tutte queste tonalità nude, marroncine, rosate, che a me piacciono moltissimo, in più ha delle tonalità un pochino più scure e brillanti che su di me rendono abbastanza bene, quindi vado sul sicuro, so che la sfrutterò moltissimo. Quindi sinceramente mi ispirava, tra tutte le palette Tarte che volevo provare, questa era l'unica che sapevo che avrei sfruttato al 100%. Le cialde sono anche numerose e abbastanza grandine, comunque sono 20 cialde. E quindi per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo mi sembra buono. Ora ve la faccio vedere. Questo è il packaging, ovviamente farà molto riflesso, però è veramente delizioso, rosato, lucido e vabbè, dietro è fatto in questa maniera, si apre. Eccola aperta, ho coperto lo specchio altrimenti faceva tanto riflesso. Guardate che belle tonalità. Ora cerco di avvicinarmi il più possibile per mostrarle. Allora abbiamo Water Lily, poi abbiamo Paradise, Rose che invece è matte, Orchid e Dream Chaser che veramente questi sono stupendi secondo me. Poi abbiamo una serie di opachi, marroncino, un rosato un po' più scuro, Wildflower, quindi anche colori sia matte che luminosi. Veramente molto molto belli i marroni scuri, quindi che non mancano mai nel mio trucco occhi, e però anche gli opachi, anche il color burro che serve sempre sotto l'arcata sopraccigliare, quindi per quanto riguarda il mio trucco occhi è una palette super completa, ha tutti i colori che io uso abitualmente, quindi già solo con questa sono a posto, sono contenta di averla presa. Ora proviamo a fare qualche swatch per vedere la pigmentazione. Ho fatto gli swatch solo dei colori principali e scusate se la luce non aiuta, ma guardate, veramente sono molto pigmentati. Il marrone più scuro è super pigmentato, l'oro, il rosa e il viola sono veramente molto belli, quindi per ora è promossa, vediamo come si comporta sugli occhi per tutto il giorno. Per quanto riguarda il mio ordine, poi è terminato appunto e mi hanno inserito come campioncini questo Tiffany e Hypnotic Poison di Dior. Passiamo ora alla prima busta con gli omaggi, che non mi ricordo sinceramente a cosa fosse dovuta, però all'interno ci sono tre omaggi Glam Glow. Allora, abbiamo questa maschera idratante e rinfrescante a quanto pare. È una maschera appunto effetto freddo. Questa non l'avevo mai vista e sembra veramente carina, soprattutto in vista dell'estate. Dice di applicare questa maschera che poi sembra avere le stelline. Magari se l'avete provata fatemi sapere, perché io non l'ho mai provata e non l'avevo nemmeno mai vista. E praticamente di lasciarla 15 minuti. Quindi presto la proveremo e vedremo. Questi sono gli ingredienti della maschera. Poi all'interno c'era quest'altra maschera idratante sempre di Glam Glow con questa texture particolare. Questa ce l'ho già perché l'ho trovata, se non erro, in una box di Look Fantastic. Questa è idratante, energizzante e illuminante.
Quindi anche questa sono molto belle perché hanno queste texture particolari. Inoltre questa è a pezzi, cioè ha il pezzo di sotto e il pezzo appunto del contorno occhi, quindi sembra veramente molto carina. E infine di Glam Glow mi hanno dato questo trattamento idratante, sempre un'altra maschera, in questo caso molto idratante, idratazione intensa. E che cosa c'è scritto? Praticamente vediamo insieme. Allora, applicarla su pelle pulita, quindi faccia, collo e décolleté, quindi ottima, 2-3 volte a settimana, lasciarla agire 10-20 minuti. Ecco, io preferisco le maschere un po' più veloci, ma va bene così. E perfetta anche da lasciare appunto tutta la notte. Dice appunto trattamento idratante. Vabbè, non è proprio adatto alla mia pelle, magari questa la lasciamo per l'inverno. Passiamo ora all'apertura della box dedicata appunto al Golden Day e praticamente nella scatola, vabbè, c'è questo foglietto e poi finalmente ci sono dei prodotti un pochino diversi dal solito perché alcune volte mettono sempre le stesse cose. Abbiamo questo di Sephora Ama e praticamente è un clean skin gel, quindi ottimo. Anche in questo caso faccia, occhi e collo e praticamente ha ingredienti di origine naturale, 15 ml e sembra veramente un buon prodotto. Questo è l'INCI, se volete vederlo, contiene anche aloe, estratto di aloe. E la cosa carina che leggo è che il 61% della plastica di questa confezione proviene appunto dal riciclo, quindi ottima cosa. Poi all'interno c'era questo che io amo tantissimo. E io le presi praticamente queste size piccine, sia questo che la versione colorata, tantissimi anni fa, proprio quando uscirono, quando andavano di moda all'estero, che in Italia non c'erano e sono dei prodotti ottimi, che non ho nemmeno più ricomprato perché comunque hanno un certo costo. E per essere dei balsami labbra, ma veramente questi sono fantastici. E questa versione piccina è superlativa secondo me perché sono molto carini. A parte il packaging che è bello solido di metallo, e poi vedete come sono. Questa è la versione non colorata. Io ho anche la versione colorata ed è deliziosa perché sembra proprio quasi un mini rossetto, un mini. Sì, ovviamente rossetto non molto coprente, però per l'estate, quando non volete mettervi il rossetto, volete curare le labbra, ma donar loro un bel colore, veramente sono ottimi. Quindi di questo sono contentissima. Poi di Clinique mi hanno dato questo gel crema autoreidratante, 100H, credo che sia 100 ore. Sinceramente non l'avevo mai sentito, questo è l'INCI. La confezione è questa, piccolina rosa, molto graziosa. Quindi appena possibile lo proverò e vi farò sapere. Anche in questo caso il tubo è fatto di plastica riciclata. Poi all'interno c'era questa Sun Protection Face Cream, quindi ottimo, in questo caso adattissima per l'estate, di Rituals, brand che mi piace abbastanza. Non tutti i prodotti mi piacciono, ma alcuni sono veramente buoni. Questo è l'INCI, vediamo se riesco a farvelo vedere. E l'SPF è 30. Poi nella box c'era un mascara, spesso ce lo mettono in quasi tutte le box, questo di Yves Saint Laurent ed è, se lo mette a fuoco, il mascara volume effetto ciglia finte che penso già di avere. Comunque queste mini size sono sempre ottime. Poi nella box mi hanno inserito questo NARS Radiant Creamy Concealer che però io già ho sempre in una mini size. Ed è ottimo, è veramente un ottimo correttore. È un correttore cremoso, ma per niente pesante e rimane perfettamente dove lo mettete, almeno per quanto mi riguarda. Questo è l'inci del prodotto e ora vediamo appunto che cosa mi hanno messo Vanilla Light 2. Ok, probabilmente faranno le box senza vedere la persona perché è veramente molto chiaro. Ecco infatti la tonalità che era dentro Vanilla Light 2, che è decisamente chiarissima. Ora vi faccio vedere quello che ho. Questa è la tonalità che ho io ed è praticamente il Biscuit. E come potete vedere, le due tonalità assolutamente
Una è molto più scura e aranciata e questa è troppo chiara. Proverò magari a utilizzarlo come sorta di illuminante, magari in combo, vedremo che cosa riesco a fare. Devo dire che però io mi trovo benissimo con questo correttore, veramente un ottimo correttore. Quindi questi erano tutti i prodotti, alcuni appunto che facevano parte del mio ordine da Sephora, altri appunto che facevano parte invece delle box in omaggio. Devo dire che questa volta sono soddisfatta dei prodotti che mi hanno inserito nella box, decisamente interessanti, quindi contentissima sia dei prodotti presi che dei prodotti omaggiati. Fatemi sapere se anche voi avete usufruito della promozione e che cosa avete trovato, perché sono molto curiosa. Spero con questo video di avervi tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere con un like se vi piace questa tipologia, se vi piacciono i prodotti che ho preso e mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ovviamente mi aiutereste moltissimo. E iscrivetevi anche su Instagram perché spesso vi aggiorno per quanto riguarda la performance dei prodotti anche lì. Per il momento è tutto. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!